Allora, fermi tutti. Tutti fermi, tutti fermi, tutti fermi, ok? Questo qui non sarà un po' spartita lucido, per niente, non sarà per niente lucido. Quello che dirò potrebbe offendere qualcuno, ok? Io potrei in questo momento potrei sparare un sacco di cazzate perché non sono per niente lucido, ok? Perché io ti amo alla follia, tu sei un cazzo di giocatore incredibile, tu sei un giocatore incredibile, io non sai che cosa ti farei se ti avessi qui con me in camera, il panterone, ti amo alla follia, io ti amo alla follia, sei veramente incredibile, come mamma mia che gol che hai fatto un'altra volta all'ultimo secondo, al 98esimo, tu sei una cosa incredibile, mamma mia, sei una cosa incredibile. Non so veramente che cos'altro dire. Scaricate Trash Talking. Scaricatelo Trash Talking. Vedete? Trash Talking, stiamo commentando la partita insieme nel party creato da me, Joe Stramacci. C'è anche un secondo party, per chi non potesse unirsi al primo, che si chiama Joe Stramacci 2, ok? Un sacco di messaggi prima della partita, un sacco di messaggi durante la partita, un sacco di messaggi dopo. Noto con piacere che sta diventando anche una cosa molto giornaliera, ecco. In tanti si divertono a scrivere, ad essere partecipi. All'interno di questi party per parlare della Lazio, per parlare di calcio in generale, ecco, a livello friendly e a livello trash, ok? Scaricate Trash Talk, tutte le informazioni stanno sotto in descrizione, l'app senza filtri che vi consente anche l'anonimato, mi raccomando. Ecco, questa è l'unica cosa lucida che sono riuscito a dire. Io ragazzi non so veramente che cosa dire della partita perché ho in testa soltanto il gol del giocatore più bello che c'è. Ho soltanto in testa quel gol. Non so che cosa dire. Partita giocata male, abbiamo giocato male, io mi aspetto di più. Cioè, tu oggi dovevi battere il Torino facilmente, dovevi vincere 3-0 perché questa è una squadra di scappate di casa. Cioè, capita, è una squadra di scappate di casa. Tu oggi gli hai regalato 3 gol al Torino, gli hai regalati. Il terzo è proprio regalato, ma anche il primo. Un calcio d'angolo facilmente leggibile, Acerbi non so che cosa faccia, si perde completamente Bremer, cioè quello lì è un gol facilmente evitabile, così come il terzo e così anche come il secondo. Sì, vabbè, rigore un po' casuale perché Pereira non vuole intervenire, poi le sue gambe si incrociano con quelle di Belotti. Ho capito, però non va bene così, non va bene. Oggi era una partita da vincere facilmente, non da ridursi al 98esimo, per Dio! Non da ridursi al 98esimo, ma questo mi fa godere ancora di più, perché io vado pazzo per questo cazzo di giocatore, io vado pazzo! I calci di rigore, allora... Secondo me Kiffi ha dato i due rigori che non c'erano invece che i due rigori che c'erano, perché secondo me, ho parlato prima dell'intervento involontario di Pereira, secondo me quello lì è un rigore generoso, secondo me il rigore su Verdi per l'intervento di Luis Felipe era più netto che quello dato al Torino. Secondo me il rigore su Immobile verso il 70esimo era più netto che il fallo di mano di Nkoulou. Anche se per regolamento ci sono tutti e quattro, ci sarebbero tutti e quattro, ecco. Però alla fine va bene così. Ragazzi, allora, io non so veramente che cosa dire. Io godo come non mai, mamma mia, godo come non mai. La Lazio mi ha fatto passare la febbre, ragazzi, perché io avevo la febbre fino a 2 ore fa. La Lazio mi ha fatto passare la febbre. Caicedo mi ha fatto passare la febbre, perché io ti amo. Non voglio essere ripetitivo. Allora, Pereira, gran bel gol di Pereira che dimostra di essere un calciatore serio, perché è un calciatore serio chi riesce a fare un gol del genere di prima, di controbalzo, incrociando quel pallone alla grande. Gol tra l'altro molto bello per l'azione che c'è stata, lancio di Milinkovic perfetto per Murici che ha fatto un bel lavoro e ha servito poi Patrick che di prima l'ha data dietro a Pereira, cioè davvero una gran bella azione, secondo me il gol più bello del pomeriggio. Poi c'è quello di Milinkovic che
Dio, in realtà complice un errore evidente di Sirigu, e poi rigore trasformato da Immobile che segna un altro gol dell'ex, però ragazzi io non sono felice al 100% perché la Lazio doveva fare meglio nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mezza emergenza con le assenze di Lazzari, Luis Alberto e i giocatori che comunque sono partiti dalla panchina. Bisognava fare meglio perché il Torino quest'anno rischia di retrocedere, obiettivamente. Cioè, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ci sarà sicuramente un video dove parlerò della partita in maniera più lucida. Voi scaricate Trash Talking, ok? Fatelo per me, fatelo per me, fatelo perché domani arriverà una live reaction da paura, assolutamente da paura. Scaricate Trash Talking così potete tenervi in contatto con me 24 ore su 24 perché io sto in entrambi i parti, quindi insomma parleremo insieme di calcio e ci sbizzarreremo in maniera esemplare. Mettete un like se il video vi è piaciuto, non ce la faccio più. Io ti amo la follia. Amore mio, ti amo la follia, mamma mia. Che gol hai fatto? Ma come ci sei arrivato su quel pallone? Con quale cattiveria, con quale grinta sei arrivato su quel pallone? Mamma mia!